Siamo partiti 10 anni fa, in 3 bambini, e ora quasi 100. È una cosa che ha stupito anche noi, non ci aspettavamo una risposta così. È vero che in questo momento c'è una ricerca da parte dei genitori di educazioni diverse. Quella che noi offriamo, cerchiamo di offrirla con tutta la passione che mettiamo non nel nostro lavoro, nella nostra vita, per questa modalità di pensiero e di azione. Per educare, lo diceva già Platone, ci vuole eros, ci vuole passione. Il grande lavoro che bisogna fare oggi è proprio sulla genitorialità. Se non c'è l'assunzione di genitorialità, il bambino è un po' abbandonato a se stesso. Dare dei ritmi nella vita dei bambini è solo l'adulto che lo può fare, perché è chiaro che il bambino continuamente cerca di superare i suoi limiti. Noi conosciamo i bambini uno a uno, tutti i bambini, e cerchiamo di essere sempre presenti. Qui siamo in strada del Nobile 86 a Torino, dove c'è questa associazione che si chiama La Vita al Centro. È un'associazione che gestisce il progetto educativo della scuola che si chiama La Vita al Centro. Questa scuola si chiama biocentrica, vuol dire che al centro della nostra attenzione c'è la vita. Il principio biocentrico è stato formulato da Rolando Toro Raneda, che è il creatore della biodanza. Infatti noi in questa scuola facciamo biodanza come materia curricolare. È una visione diversa da quella antropocentrica. Noi da secoli, da millenni forse, abbiamo pensato che l'essere umano fosse un po' la cima di una piramide di tutto il vivente. Oggi non è più possibile rimanere in questa modalità di pensiero. Qui abbiamo bambini da un anno, ancora non 14, ma andiamo verso i 14. Ci sono un centinaio di bambini, molte insegnanti educatori. Le cose che facciamo tutti quanti, appena entrati al mattino, un momento di condivisione, un cerchio di condivisione, in cui possono venire alla luce cose scoperte, libri, informazioni, ma anche dei movimenti dell'anima, delle emozioni. Dopo la condivisione ci sono 3 minuti di meditazione per placare un po' questa nostra ansia di oggi, di esseri umani che sono sempre in corsa, e poi incominciamo le attività. Le nostre attività non sono divise in blocchi orari, ci diamo molto più tempo, proprio perché c'è sempre esperienza, ragionamento insieme. La mattinata è divisa in 2 blocchi, uno fino all'intervallo e l'altro fino poi all'ora di pranzo. La nostra scuola usa questo metodo, parte dall'esperienza, c'è molto contatto con la natura. Noi crediamo che il rispetto della natura non nasca da un'opzione intellettuale, ma nasca dal conoscere la natura intimamente. In natura cerchiamo di fare varie attività, non solo quella di camminare, correre, arrampicarsi, che è un apprendimento importantissimo sempre per quello che concerne i propri limiti, ma abbiamo i momenti in cui si va a esplorare. Quindi si osserva la forma dell'albero, i tronchi diversi, si fa frottage sui tronchi, facciamo biodanza molte volte nel bosco, suoniamo il djembé e facciamo poesia. Anche in inverno con la neve andiamo in natura e cerchiamo di aprire tutti i nostri sensi. Il bosco cambia a seconda delle stagioni, ma nella stessa stagione da un giorno all'altro la natura è diversa, dipende se è piovuto, se è passato il cinghiale, quindi è un apprendimento continuo. Per me l'Italia che cambia
È questa voglia di ricerca che c'è in moltissime persone, sperimentare, ricercare, e non accontentarsi. L'Italia che cambia secondo me non deve accontentarsi di quello che c'è oggi. Se noi vediamo solo quello che manca, non abbiamo una base su cui far leva, è impossibile. Quindi l'opera educativa io credo che sia impossibile senza uno sguardo di questo tipo, vedere quello che è il cambiamento continuo, perché la vita è così. Cambia continuamente.